Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Procediamo con l'appello, passo la parola al segretario. Argese Mariella, Carrozzo Cosimo, Cava Angelo, Margheriti Domenico, Margheriti Giuseppe, Masilla Angela, Polito Giuseppe, Roma Ilaria, Saracino Chiara, Saracino Cinzia, Sorio Giuseppe, Valente Antonio, Volpe Ivan. Ci sono quattro assenti, la seduta. La seduta è valida. Prego i presenti di mettersi in piedi per ascoltare l'inno. Grazie. Intanto faccio gli auguri a tutti, mi auguro che abbiate trascorso un sereno Natale e procediamo con l'ordine del giorno. Al punto 1 abbiamo approvazione verbale seduta consigliare del 28 novembre 2016. Al punto 2 ratifica variazione di bilancio deliberazione di giunta comunale numero 138 del 2016. Al punto 3 riconoscimento debiti fuori bilancio competenze avvocato Massari. Al punto 4 riconoscimento debiti fuori bilancio avvocato La Candela e Francavilla Ambiente. Punto 5 servizio di tesoreria comunale periodo 1 marzo 2017 28 febbraio 2021 approvazione schema di convenzione. Punto 6 regolamento di contabilità approvazione. Allora partiamo dal... Se posso. Prego sindaco. Niente, voglio comunicare che la maggioranza vengono ritirati i punti il 4, il 5 e il 6. Il 4 perché rinvenienti dai debiti fuori bilancio per la Francavilla Ambiente, però ancora ci manca alla direttiva del magistrato che ci deve comunicare a chi eventualmente dovremmo versare le somme, perché c'è il liquidatore però c'è la ditta che contestualmente ce le chiede, quindi è il magistrato che si deve esprimere e c'è in atto su questo tra l'altro un contenzioso che va avanti dal 2010 insieme all'Aro Brindisi 1 in attesa, sicuramente dovremmo pagare in attesa poi di quello che sarà l'esito del contenzioso, tenendo presente però che la Francavilla Ambiente, ecco perché si è temporeggiato e si è cercato di prendere tempo, perché essendo che la Francavilla Ambiente ha già dichiarato fallimento, una volta dati i soldi poi sarà difficile recuperarli. Si aspetta comunque la disposizione del magistrato che ci dirà cosa dovremmo eventualmente fare. Noi avevamo convocato il punto perché eravamo convinti che in questi giorni ci sarebbe arrivata comunicazione, a oggi non è arrivato niente, quindi sarà portato sicuramente in altre sedute. Per quanto riguarda poi il 5 e il 6, il regolamento di contabilità e la convenzione con la tesoreria comunale, essendoci stata una commissione il 23 dicembre andata deserta, visto gli argomenti e visto siccome non c'è alcuna urgenza, verrà rinviata alle prossime commissioni per dare
un giusto rilievo anche a quelli che possono essere, a quelli che possono essere contributi da una parte e dall'altra. Un'ulteriore comunicazione, anche se non era prevista nelle comunicazioni del sindaco, oggi mi è arrivato il ricorso da parte di Eracle, che quindi cita il comune di Erchie per, si oppone a quella determina di restituzione dei soldi e all'iter procedurale che stiamo adottando per cercare di ostacolare la costruzione dell'impianto di compostaggio. Non ho avuto modo di leggerlo, però gli atti sono eventualmente a disposizione anche dell'opposizione, per, in modo che si valuti da farsi. Sicuramente ci dovremmo costituire in giudizio e poi sarà un giudice a dire se abbiamo ragione noi o hanno ragione loro. Tutto qua. Grazie sindaco. Prego, consigliere Roma. Buonasera a tutti. Vabbè, tanto... Non credo che funziona. Ah, ok. Buonasera e anche da parte mia buon Natale in ritardo e buon anno per le prossime festività. Il sindaco mi ha anticipato nell'intervento, perché in realtà io sono venuta qui questa sera a questo consiglio comunale con l'intenzione di chiedere il rinvio di quei punti, perché ne abbiamo discusso anche con gli altri capigruppo, e allora presentarsi in consiglio comunale per fare in realtà un consiglio comunale vuoto non aveva nessun senso. Va bene per gli argomenti che hanno una scadenza immediata, cioè quella del 31 di dicembre, il secondo punto, ma per gli altri punti chiaramente chiedevamo un rinvio dei punti. Allora, gli altri consiglieri hanno deciso di non presentarsi a questo consiglio comunale proprio per questo, perché c'erano dei punti in realtà che non avevamo trattato e che non ritenevamo giusto portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Per quello che mi riguarda, io agisco come ritengo opportuno, e penso che il dialogo sia sempre frutto di buone cose. Allora, è vero che quella commissione sul regolamento di contabilità è stata convocata, però convocare una commissione il pomeriggio del 23 di dicembre, probabilmente uno se lo aspetta che andrà deserta, no? Perché è la vigilia di Natale. Per cui mi chiedevo perché ci fosse così tanta fretta a portare in Consiglio Comunale un regolamento di contabilità, quando l'ultimo regolamento di Erchie risale probabilmente agli anni 70, visto che io... 97, beh, io ne ho cercato una copia elettronica e mi è stato detto che copia elettronica non c'era, che l'unica copia era una copia cartacea, perché era un regolamento molto vecchio. Comunque sappiamo che la contabilità è un aspetto fondamentale dell'amministrazione, per cui penso che un'opera importante di un consiglio comunale sia anche quella di regolamentare la vita del comune attraverso appunto l'istituzione di regolamenti che siano moderni e che siano efficienti rispetto al punto. Per questo, ripeto, il sindaco mi ha anticipato, perché volevo chiedere io il rinvio, la possibilità di rinviare a seduta successiva i punti che non erano strettamente legati a delle scadenze immediate, cioè quelle del 31. Va bene, l'importante è che organizziamo delle commissioni, diciamo, in una data. Io non dico di sentire tutti, perché capisco che non è possibile sentire tutti i consiglieri, perché ognuno di noi ha le sue esigenze, ognuno di noi ha i suoi impegni. Però torno a ripetere, probabilmente convocare una commissione il 23 di dicembre, uno si aspetta che andrà, che non ci sarà troppa disponibilità a partecipare. Poi la necessità di partecipare è dovere di tutti, però magari è anche diciamo, doveroso da parte nostra cercare di portare in Consiglio Comunale dei documenti che siano il frutto di una discussione aperta e condivisa. Grazie. Grazie consigliere Roma, sicuramente sono d'accordo anch'io nel ritirare, nel dare la giusta importanza a questi regolamenti, la giusta discussione che sia condivisa da tutti, vista l'importanza specialmente del regolamento di contabilità. Allora, passiamo quindi all'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ci sono interventi? No. Chi è a favore? Astenuta.
O contrario? No, astenuto era assente. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 2. Ratifica variazione di bilancio delibera di giunta comunale numero 138 del 2016. Relaziona l'assessore Saracino. Prego. Buonasera a tutti. Rinnovo anche io i miei auguri di un sereno Natale e passo alla delibera di variazione, di ratifica di variazione di bilancio. La stessa si è resa necessaria proprio perché a seguito di una gestione insomma, dei capi servizi abbiamo constatato, anche dalla verifica che è stata fatta sul sito del MEF, che c'è stato un ulteriore ristoro ai comuni per la perdita di gettito delle rendite catastali dei fabbricati del gruppo D di 55.000 euro, quindi 55.000 e 75.82, cosiddetti imbullonati, che rappresentano una maggiore entrata. L'altra maggiore entrata è stata sempre del MEF per un ulteriore acconto del fondo di solidarietà, quindi consultabile anche sul sito, di euro 341.107. Dato atto che queste somme sono quindi entrate nel nostro bilancio, abbiamo provveduto poi a stanziarle nei capitoli che ritenevamo necessari, per l'appunto quelli che comunque rappresentano quelli un attimo in sofferenza, quindi gli indigenti per quello che concerne i servizi sociali, ma anche una parte è stata destinata ai lavori pubblici, in quanto ci sono dei lavori che riteniamo debbano essere fatti. Quindi l'unica variazione sono appunto le maggiori entrate, che vanno a innestare in maniera positiva l'impianto di bilancio. Grazie assessore, ci sono interventi? No, quindi passiamo alla votazione. Chi è a favore? 8. Astenuti? Contrari? Per l'immediata esecutività? Lo stesso. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 3. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, competenza dell'avvocato Nicola Massari. Relazione all'assessore Saracino. Prego. Per quanto concerne il riconoscimento di questi debiti, diciamo che la storia è abbastanza lontana. Quindi l'avvocato Massari per da anni ha prestato, o comunque negli anni passati ha prestato la propria opera in numerose cause del comune di Erchie, fin dagli anni Ottanta, e quindi diversi pagamenti non sono stati fatti. Perciò lui ha provveduto nel corso dell'anno a dei pignoramenti, quindi al recupero coattivo di alcune somme. Nel totale sono circa 54.259. Ovviamente sono tutti pignoramenti con presso terzi, quindi abbiamo due pignoramenti al 7 aprile, due al 4 luglio, tre al 3 ottobre e l'ultimo al 15 dicembre. Le scadenze di fine anno bisogna regolarizzare queste somme, proprio perché comunque dobbiamo riallineare i conti, in quanto il tesoriere ha già provveduto a pagare queste somme, quindi noi dobbiamo riallineare appunto le somme che sono uscite con queste somme che sono state pignorate. Perciò procediamo al riconoscimento di questo debito fuori bilancio e anche a dare atto che queste somme sono state coperte da due capitoli, l'811, quindi nella gestione dei residui, l'811 sempre di competenza e il 903 sempre per la competenza dell'esercizio, in modo da aver comunque eliminato questo debito. Ovviamente non avendo ancora contezza dell'ammontare dell'intero debito, ci aspettiamo, abbiamo già chiesto all'avvocato di poter vederci per vedere un piano di rientro.
in quanto per alcuni di questi debiti non risultano delibere o comunque atti per cui non abbiamo l'intera contezza del debito. E quindi penso che nell'anno nuovo, se l'avvocato ci fa la cortesia di apprestare insomma un piano di rientro, potremmo comunque evitare, cioè possiamo vedere di fare un piano di rientro. Per il momento ci atteniamo a regolarizzare i pignoramenti che ha effettuato presso la tesoreria. Grazie assessore, ci sono interventi? Prego, consigliere. Chiedevo, visto che si tratta di debiti vecchi, perché non abbiamo contezza di quanto ammontano e perché li dobbiamo trattare come debiti fuori bilancio e non li inseriamo già in... Innanzitutto perché io avevo intenzione di inserire questi debiti nell'anticipazione di liquidità. Non è stato possibile perché tutta l'anticipazione di liquidità doveva essere per i debiti che hanno un impegno. A quanto pare le parcelle dell'avvocato non hanno questo impegno e quindi non potevano essere pagate. Ora, non si ha contezza nella precisione di questo debito perché innanzitutto ci sono interessi moratori che sono decorsi e soprattutto perché si fa riferimento a notule o comunque non a parcelle emesse, quindi se dobbiamo vedere un attimino che cosa noi abbiamo contabilizzato e soprattutto essendo la vicenda molto remota stiamo vedendo un attimo ricostruire quali sono le somme e soprattutto cercare di avere anche una riduzione del debito soprattutto per ristrutturarlo, solo questo. Sì, però il rischio è che quando un debito si protrae per così tanto tempo piuttosto che ridursi aumenta perché andremo a pagare tutte le penali, no? Cioè abbiamo visto che molti debiti che il Comune si trova a pagare sono rappresentati in gran parte della cifra totale per le penali che paghiamo perché non paghiamo in tempo. Allora, visto che l'anno scorso abbiamo avuto quell'anticipo di cassa, quella liquidità, mi aspettavo che tutti questi debiti vecchi fossero stati esauditi. Sì, il problema è proprio questo, perché se ci fossero stati gli impegni o una determina di impegno o una delibera di impegno, il problema non si sarebbe posto. Il problema è che ci è stato molte volte dato mandato all'avvocato, ripeto, parliamo degli anni Ottanta, con la firma del dirigente o del sindaco sugli incarichi, ma non c'è mai stato preso ufficialmente un impegno di spesa da parte dell'ente, quindi ci troviamo con le fatture che devono essere pagate o sentenze che arrivano per essere liquidate dei quali non eravamo proprio a conoscenza dell'esistenza e ci stiamo trovando che ogni 2-3 mesi l'avvocato Massari ne mette qualcuno all'incasso. Allora infatti l'ho chiamato più volte per dire possiamo fare un quadro per capire almeno a quanto ammonta questo debito, perché ci ritrovi magari con un impegno di spesa di 500 euro per una lettera che ha fatto, a quella lettera poi è seguita una causa ma non è stata mai né rendicontata né portata in contabilità né dato l'incarico formale, quindi sicuramente alcune di queste fatture che lui vanta di avanzare secondo me ci sono anche presupposti per le contestazioni, perché ad alcune delle quali manca proprio l'incarico per svolgere quell'attività che ha svolta, però contabilmente non abbiamo niente, né chi gliel'ha dato, né quando è stato dato, né a quanto ammontava. L'abbiamo già fatto di vedere che cos'è, perché se noi stiamo piangendo quelli degli anni Ottanta poi si troveranno fra 20 anni a piangere questo il doppio impegno, che noi non questo era un impegno facciamo. Preso già nella passata amministrazione e c'era all'epoca l'assessore Mancini che aveva il contenzioso che stava cercando di ricostruire e stesso discorso che oggi sta facendo l'avvocato Sorio per cercare di mettere insieme non solo l'avvocato Massari ma proprio sulle le spese di giudizio, ce ne sono oltre a quello di Massari tante altre. Grazie sindaco, quindi è più un problema sia di quantificare che di legittimità quindi del debito, quindi magari si vanno a pagare atti non dovuti. Allora ci sono altri interventi, passiamo quindi a votazione. Punto 3, riconoscimento dei debiti fuori bilancio, avvocato Massari, chi è a favore? Contrari, astenute.
Astenuta, consigliere Roma. Votiamo per l'immediata eseguibilità, sì. Chi è a favore? 8 a favore e 1 astenuto. Quindi i punti 4, 5 e 6 sono stati ritirati dal relatore, quindi abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno. Io avevo convocato anche conferenza capigruppi, avrei voluto stabilire la data per quanto riguarda la commissione ambiente allargata a tutti per stabilire il contenuto della delibera della delibera di consiglio per la questione dell'impianto di compostaggio, però purtroppo non ci siamo stati solo io e la consigliera Roma all'ultima capigruppo, e quindi non c'è stato. Se vogliamo anche deciderlo in questa occasione, comunque se no me ne farò carico. Si sente così con l'occasione, si porta anche. Va bene, ok, quindi quindi possiamo chiudere la sessione, quindi faccio gli auguri di buon fine anno a tutti, ci rivediamo l'anno prossimo, buona serata.